Buonasera a tutti, ci troviamo a Cerea, all'Agriturismo La Cubana. Questa sera ha inizio la campagna elettorale del nostro sindaco Marconcini del PDL. Siamo qui in compagnia del presidente dell'ATER, Nico Cordioli, che ringrazio della presenza. Grazie dell'invito. Dell'assessore provinciale Samuele Campedelli, che ringrazio di essere qui. Grazie. Stiamo lavorando, comunque siamo nell'amministrazione che lavora benissimo a Cerea, addirittura derivo di alcuni importanti lavori, quali ad esempio l'ex macello, dove Paolo può dirci qualcosa in merito. Sì, è una storia sostanzialmente annosa, io ringrazio della presenza e approfitto anche della presenza del presidente di ATER qui, l'amico Nico Cordioli, per magari entrare nel merito di questa vicenda che ormai si trascinava, credo, da più di 10 anni. Finalmente siamo riusciti a trovare il bando della matassa, dove sostanzialmente andiamo a sbloccare una situazione indefinita. Quest'area, l'operazione sostanzialmente consiste nel ridare alla comunità di San Vito, dove si collocava l'area ex macello, un'area bonificata perché era inquinata da idrocarburi. Nello stesso tempo, grazie a questa operazione condotta con l'ATER, abbiamo la possibilità di costruire dopo 10 anni circa 45 alloggi, ovviamente pianificati nel tempo, 45 alloggi di edilizia popolare. Credo che sia un bel intervento che l'amministrazione comunale è riuscita a mettere in atto grazie, come dicevo, alla collaborazione dell'ATER, in modo particolare del presidente Cordioli. Sì, sono io che devo ringraziare il sindaco, perché effettivamente era una questione che ormai si trascinava da parecchi anni, e quindi è anche un paradosso che ci siano due amministrazioni pubbliche che magari si rivolgono agli avvocati per non chiudere le questioni. Quindi effettivamente, come ha detto benissimo il sindaco, avremo due possibilità, quindi da una parte la bonifica dell'ex area macello, quindi significa, visto che si parla soprattutto di ambiente, dare, ripristinare insomma la situazione per quanto riguarda tutto il vicinato. L'altro aspetto, visto che purtroppo siamo in una crisi contingente molto importante, quindi è significativo la domanda per quanto riguarda l'emergenza abitativa, la possibilità attraverso questa permuta di fare una prima demolizione per quanto riguarda le aree ex ferrarese, e dopodiché avremo la possibilità, attraverso anche i finanziamenti insomma della regione, dare continuità e quindi costruire questi nuovi alloggi, che potranno essere destinati, in base sempre alla volontà anche dell'amministrazione comunale di Cerea, o alle giovani coppie o alle persone anziane. E quindi effettivamente è da più di 10 anni che c'era questo contenzioso, e quindi per la primavera prossima siamo convinti di poter fare partire questi lavori di demolizione. Ecco, fra le altre cose mi permetto di aggiungere una cosa che mi viene alla mente in questo momento. In questa operazione siamo riusciti anche a monetizzare una somma importante a guaglio di quell'operazione con ATER, che ci permette di realizzare in tempi brevi, perché il progetto è già stato approvato, si sta bandendo la gara, il rifacimento dell'area del urbano in via San Zeno. Grazie a questa operazione siamo riusciti a reperire parte delle risorse per questo intervento. I ceretani conoscono bene la realtà di San Zeno, ci sono dei marciapiedi che sono delle montagne russe invece che dei marciapiedi, abbiamo delle realtà importanti tipo la casa di riposo e anche l'istituto Anderlin, che ospita persone svantaggiate, per cui hanno anche grosse difficoltà a camminare su questi marciapiedi. Grazie all'operazione che con ATER abbiamo trovato parte delle risorse per realizzare questo intervento. Importante, Paolo, è stato anche lo sviluppo della variante della strada regionale 10. Variante la regionale 10. Allora, io lo dico sempre come aneddoto, sono considerato un figlio d'arte, nel senso che il papà ha fatto per lunghi anni politica a Cerea. Negli anni 80, a casa mia, sentivo parlare della variante della regionale 10. Allora era la statale 10, oggi regionale 10, ma non cambia assolutamente niente. Per cui dagli anni 80 siamo arrivati adesso, grazie anche alla collaborazione e soprattutto alla stretta collaborazione che abbiamo avuto con la provincia, in modo particolare con l'assessore Campedelli, siamo riusciti probabilmente a chiudere questa partita, e credo che a breve l'assessore Campedelli ci può confermare, riusciremo a mettere in essere anche questa operazione, che per Cerea è veramente vitale per il benessere e la qualità della vita del suo centro. Ricordiamo che appunto questa grande importante arteria di traffico sulla quale transitano circa 15.000 veicoli dal senso di marcia al giorno,
questo tipo di operazione credo che risolveremo l'80% di problema del ciclo. Verissimo sindaco, ho avuto l'occasione di parlare con l'assessore regionale proprio qualche giorno fa assieme al presidente della provincia e ci ha confermato anche per chiarire la regia di tutta l'operazione di Veneto Strade della regione e ci ha confermato sostanzialmente che i fondi ci sono, sono confermati, si sta procedendo con il progetto definitivo, ci sono superati tutti quei problemi che avevamo l'anno scorso quando eravamo in sede di via provinciale e non si sbloccava la faccenda. Credo che l'operazione, la sinergia tra la provincia di Verona e il comune di Cerea è dimostrata in questo senso. Vogliamo essere vicini al territorio, vogliamo essere vicini alle esigenze e alle necessità del sindaco perché crediamo che i nostri paesi debbano veramente vivere un'era nuova, un momento nuovo. Le difficoltà economiche vanno superate anche con infrastrutture che rendano veloce il traffico e che rendano la zona sicuramente più vivibile. Il sindaco giustamente deve continuare a tendere al benessere della gente. Questo sindaco è il tuo compito, questo è l'augurio, sono convinto che lo fai bene fino a fine mandato e lo farai altrettanto bene per i prossimi 5 anni, che la gente ti vuole bene continuando con questa tua capacità non di come dire, andare a rompere le uova nel paniere agli altri, ma nell'insistere per portare a casa il benessere dei tuoi cittadini. Questo è l'augurio che ti faccio e mi auguro che la gente la pensi come me e ti sappia, come dire, riconoscere tutto il lavoro che hai fatto. Per il prossimo mandato mettiamo a disposizione 5 anni di esperienza, che credo non siano, pochi, soprattutto nel contesto in cui questi 5 anni sono maturati, perché veramente è stato un contesto difficile, molto particolare, che però ha dato i suoi frutti.